Scrollbox di maggio e non vedevo l'ora di provare i prodotti che contiene, in quanto c'erano comunque delle, ci sono delle novità che non conoscevo e quindi ero emozionata di provarle, anche se poi devo dire che il mio entusiasmo è stato molto ridimensionato una volta provato il tutto, ma insomma ora vi dico tutto con calma. Dunque, come al solito arriva lo Scrollzin, questo appunto di maggio 2021, con tutte le informazioni sul contenuto della box, e quello che a me interessava tantissimo erano i pastelli Uniposca e diciamo la matita bianca liquida, che non avevo mai provato. Ovviamente poi c'è l'intervista all'artista del mese, guardate che bei disegni che ha realizzato, come ha fatto non lo so, perché a me queste matite sinceramente hanno un po' deluso. Poi tips and tricks, che però non mi sono stati molto di aiuto questo mese, disegni delle box precedenti e alla fine ci sono sempre delle informazioni random. Ovviamente c'è poi il disegno con la scheda dell'artista del mese, che è Art by Safana, e questa rosa è bellissima. Ovviamente lo sticker del mese, che riprende il disegno, e poi abbiamo un fogliettino che ci riepiloga le caratteristiche dei singoli prodotti. E il tema del mese, io appena l'ho letto ho subito pensato al disegno che avrei voluto fare. Il tema del mese è Secret Garden, e quindi mi ha fatto pensare subito solo ad una cosa. Se mi seguite su Instagram, ovviamente avete già visto il disegno e quindi come io ho interpretato il tema del mese. Ovviamente se non mi seguite, fatelo, e sotto trovate tutti i link. Dunque, per il mese di maggio ci informano che si celebra appunto la fioritura dei fiori, e lo fanno, lo vogliono fare attraverso le matite colorate, e quindi diciamo che utilizzando queste matite l'obiettivo è quello di creare diverse sfumature. Ok, l'obiettivo e il tema ci piacciono, ma vediamo come si realizzano poi. Allora, il primo prodotto che ci viene presentato sono appunto questi, queste matite colorate Uniposca. Queste sono proprio le Uniposca Colored Pencils, e praticamente ci dicono che la mina di queste matite, che arrivano ben 6, sono arrivate praticamente dentro a questa bustina di carta, dove così erano appunto chiuse con questo adesivo, dove da una parte c'è Posca Pencil 6 Pencil Colors, e dall'altra c'è l'adesivo che ci dice che sono colori, una selezione di colori fatta apposta per la scroll box, quindi erano contenute qui dentro. E di positivo c'è che non erano rotte, come invece mi è successo l'altra volta. E questi sono i colori che hanno selezionato, e secondo me, a mio modesto parere, avrebbero fatto meglio magari ad evitare, l'ho presa al volo, ad evitare magari questo color Tiffany e sostituirlo invece, acquamarina insomma, e sostituirlo invece con un verde, perché una cosa che a me per esempio è mancata nel disegno che ho fatto era appunto un verde, o comunque un giallo da poter mischiare con quest'altro e creare un verde, perché appunto ecco manca il verde. Però insomma, a parte questo, queste sono le matite e sono appunto brandizzate Uniposca. Praticamente ci dicono che la mina di queste matite è fatta con una combinazione di oli e di cera, per cui è una mina che è resistente ma anche morbida, e permettono quindi di creare un tratto che è molto preciso, molto concentrato, è liscio, e i colori sono, da quello che ci dicono, brillanti.
ma il finish è comunque opaco e sono adatte ad essere utilizzate su diverse superfici: la carta, la plastica delle card, il legno, il metallo, la pelle, quindi il cuoio, il vetro, la plastica, la tela, materiali organici tipo la pietra. Quindi dovrebbero essere molto simili, da quello che c'è scritto, ai classici Uniposca, appunto, che scrivono su ogni superficie. Quindi diciamo che almeno questo in teoria sembra positivo. Il secondo prodotto che troviamo è il Pearl Burnish Liquid White, ossia questo cosino piccolino, carino, con il contagocce, che è stato creato, da quello che c'è scritto, dall'artista del mese, che ha appunto ideato questo, diciamo, prodotto liquido che riproduce praticamente un pastello bianco. Quindi praticamente questa è una matita bianca liquida e ci dice che è utile per poter aggiungere, quindi creare nei disegni, dei punti luci o comunque degli effetti stratificati sui vari disegni. E infatti il problema nasce nel momento in cui le matite colorate non permettono sempre appunto di creare diversi strati di colore, e i colori più chiari non sempre emergono, magari quando si usano sopra quelli più scuri. E quindi in questo modo invece, con questa matita bianca liquida, si intensificano appunto queste aree più chiare e più bianche, senza andare però a rovinare la pigmentazione che c'è sotto. E nel momento in cui poi si asciuga, può essere aggiunto un altro strato di bianco o colorarla con un colore più chiaro. Il secondo prodotto invece è qui. Ok, sono veramente io sfortunata, comunque penso proprio di essere molto sfortunata. È il Derwent Line Maker. Allora, è questa penna per inchiostrazione dalla punta veramente molto molto sottile, ed è appunto super fine, free flowing, permanent liners, insomma black, sembra essere perfetta, e praticamente ci dice che crea delle linee molto precise, molto decise, con un effetto finale opaco, quindi l'inchiostro è poi permanente e si asciuga rapidamente. C'è solo un piccolo problema: io sono andata a fare il mio disegno, dopodiché sono passata a delineare appunto le aree intorno, quindi a inchiostrarlo con questa. Poco dopo ha smesso di funzionare e praticamente io ho pensato che magari potesse essere dovuto al fatto che la stavo utilizzando sopra le matite, e ho pensato che, essendo fatte magari di cera, olio, questa magari non aderiva bene, ma in realtà è proprio un problema della penna, perché poi neanche sulla carta bianca funziona, perché se io provo a fare un tratto sulla carta bianca non funziona, anzi esce fuori una cosa grigiolina orrenda, e quindi io penso che o è rovinata la punta, e quindi il disegno alla fine l'ho finito con un'altra penna. E quindi questa no, questa mi ha deluso proprio perché o si è rovinata la punta utilizzandola sui colori, non lo so, ma sinceramente non crea questo tratto perfetto, preciso, questa mi ha veramente delusa. Poi, altro prodotto che secondo me se lo potevano anche risparmiare è questo pennello, è il Zan Size 2 Round Brush. Ed è praticamente un pennello semplicissimo, con anche il corpo semplicissimo, con questa punta piccolina e sottile. Questo praticamente è fatto di crine di cavallo, e questa punta è sottile, di modo che si possa essere precisi per i dettagli, e si può utilizzare quindi con ogni prodotto a base di acqua, ovviamente.
E poi c'è l'immancabile album, quindi il Goldline A5, quindi A5 cartridge pad, ed è questo formato da 16 fogli ed ha una superficie abbastanza liscia, devo dire, non ruvidissima, e i fogli non sono neanche troppo spessi, quindi questo ha una superficie liscia e la carta è prodotta senza acidi e quindi è perfetta per le matite colorate, per i carboncini, comunque per fare gli sketch con diversi materiali. Ma veniamo al disegno che ho fatto io, che è questo. Quindi io quando ho pensato, ora ve lo faccio vedere da vicino, Secret Garden, ho pensato sì ai fiori ma a tatuaggio. E questo appunto è il disegno che ho realizzato io, e io ho pensato al tatuaggio, sarà che è l'ultima cosa che ho fatto anche su di me, fiori e tatuaggio, ma il disegno appunto mi è venuto in mente così. E come vedete, allora, i colori io ho provato a sfumarli con le dita, ma sinceramente tutte queste grandi sfumature non mi sono riuscite. Così come anche questa matita bianca liquida non è che crei poi questo grandissimo tratto, comunque questi punti luce così marcati o evidenti come invece fanno le classiche matite gel bianche. E quindi boh, non lo so, queste sfumature sinceramente mi lasciano molto a desiderare. Anche qui insomma l'ombra non è perfettissima, ho provato a ripassare poi un pochino sopra con il colore più chiaro, però non, secondo me non si sfumano benissimo e boh, non lo so, il disegno in sé mi piace, l'effetto finale mi piace, però l'effetto sfumato non è venuto proprio come avrei voluto, e però insomma ecco, in generale comunque l'effetto finale alla fine è abbastanza soddisfacente. Quindi questo è tutto quello che c'è e il mio giudizio sui prodotti della box di maggio. Fatemi sapere se ce l'avete anche voi, cosa ne pensate, fatemi sapere se vi piace il mio disegno e noi ovviamente ci vediamo al prossimo video e vi ricordo di seguirmi sui social. Ciao e al prossimo video!